Allora, nella lezione precedente noi abbiamo lasciato Cimabue nel cantiere di Assisi. Cimabue si reca ad Assisi negli anni 80 del 200, lavora inizialmente nella Basilica Inferiore, dove realizza questa maestà, e abbiamo visto il confronto fra questa maestà e uno dei suoi modelli, Coppo di Marcovaldo, che era stato sicuramente uno dei suoi modelli, fiorentino anche egli. Vediamo che le due maestà si somigliano, diciamo, è come se avessero gli stessi termini, utilizzassero le stesse parole, ma composte in maniera diversa e vengono fuori due discorsi completamente diversi. Da una parte c'è una ricerca di realismo, che per ora è una ricerca solo accennata, ma che vedremo con la maturità dell'artista arriverà a dei risultati più concreti. In particolare abbiamo visto queste figure che sono scalate in profondità, questo trono che è messo di tre quarti, per cui è come se sporgesse rispetto al piano dell'opera, e poi la delicatezza dello sfumato, del chiaroscuro del volto della Madonna, del bambino e degli angeli, cioè una ricerca proprio di naturalità, di resa anche dell'incarnato di queste figure, che è assolutamente superiore quanto al naturalismo rispetto all'immagine che vedete in alto a destra, appunto di Coppo di Marcovaldo. Tra l'altro vi faccio notare che in questa Madonna non sono nemmeno presenti le lumeggiature, cioè queste righe d'oro che andavano a comporre la veste della Madonna, dando anche in questo caso un senso molto più realistico. Ora, lasciando perdere la questione di San Francesco, mi interessa concentrarmi un attimo sulla questione del luogo di Assisi. Assisi abbiamo detto che era una commissione pontificia, si riteneva che Assisi sarebbe diventata un luogo di pellegrinaggio molto importante, cosa che in effetti accadde. Tuttora la Basilica Superiore e Inferiore di Assisi sono un centro di pellegrinaggio fondamentale. Di conseguenza il Papa volle, nonostante si tratti del santo poverello, San Francesco, quindi un santo che avrebbe voluto una chiesa povera per sé, e come abbiamo visto le chiese francescane saranno chiese molto povere, ma la chiesa madre dei francescani, questa basilica di San Francesco, fu realizzata col massimo del dispendio, con una ricchezza importantissima, perché si voleva creare un luogo assolutamente eccezionale, tanto che si creò una basilica su due livelli, come la Sainte-Chapelle a Parigi, un edificio che non ha grandi vetrate perché, come vedremo, accoglierà invece tantissime scene dipinte attraverso l'uso e l'impiego di artisti provenienti dalle scuole più importanti d'Italia, in particolare la scuola fiorentina, quella romana e poi vedremo anche quella senese. E questo è importante perché questi artisti lavoreranno in fasi differenti alla decorazione di questa chiesa, si conosceranno anche personalmente talvolta, ma sempre si conosceranno attraverso l'osservazione delle opere che erano state lasciate dagli artisti precedenti. E questo è quello che noi abbiamo definito tante, tante volte un melting pot, un minestrone, una possibilità di scambio, per cui un artista arriva, vede i suoi, diciamo, competitors, li chiameremmo oggi, altri artisti che lavorano con sistemi diversi, con stili diversi, con scuole, con indoli diverse, assimila le parti che gli interessano, copia, prende spunti e forma in questo modo il suo carattere, il suo stile, che in questo modo cresce, ovviamente. Quindi noi abbiamo nella zona presbiteriale l'intervento di Cimabue e Aiuti, importante questa cosa perché fra gli Aiuti di Cimabue c'era sicuramente Giotto, ma c'era presumibilmente anche Duccio di Malinsegna che si è formato nella bottega di Cimabue, per cui anche Duccio dalla parte senese conosce, vede le innovazioni di Cimabue, le innovazioni degli altri artisti romani, francesi che avevano lavorato ad Assisi e quando torna in patria a Siena rielaborerà, diciamo, tutte le sue conoscenze in uno stile che sarà il suo, che sarà quello che aprirà alla scuola senese. Quindi questa idea dello scambio continuo, no? Scambio che non c'è stato granché per Cimabue, perché Cimabue, come abbiamo detto, è uno dei primi a lavorare in questa campagna decorativa, infatti decorerà la parte del transetto. Abbiamo detto si parte dall'abside e si scende verso l'ingresso. Il primo sarà lui, prima di lui c'erano stati solo artisti transalpini, francesi e artisti romani. Nella campata centrale ci sono le decorazioni di Jacopo Torriti, un artista importantissimo romano che risente appunto dell'influenza della scuola romana, quindi lui, Cavallini, Rusuti, tutti artisti molto importanti, soprattutto perché poi li vedrà Giotto e da questi vedremo Giotto trarrà degli spunti importanti e per ultimo proprio Giotto, il maestro di Isacco che Luciano Bellosi ha interpretato, ha individuato in Giotto giovane. Anche se ora ci sono dei dubbi da questo punto di vista, ma insomma, ecco, mi permetto di asserire che ha ragione Luciano Bellosi e che il maestro di Isacco è sicuramente Giotto giovane, che vedremo poi insomma,
decorerà anche tutte le scene sulle pareti con la vita del santo. Quindi, diciamo, diverse opere, un complesso monumentale molto, molto articolato. Cimabue lavorerà nella zona del presbiterio e quindi del transetto e porterà a compimento una serie di dipinti, tra cui un giudizio universale, delle scene della vita della Vergine, delle scene della vita di San Pietro e San Paolo, i quattro evangelisti, l'abbiamo visti nella volta, diciamo, nella volta a crociera, nelle vele della volta a crociera, e soprattutto due crocifissioni molto importanti perché rappresentano due scene, due momenti successivi, quello immediatamente precedente alla morte e quello immediatamente successivo alla morte di Cristo, che hanno un'impostazione simile, ma che presentano anche una serie di varianti, diciamo, di variazioni proprio iconografiche che andremo a vedere. Quindi, quello che vedete sulla vostra destra, nell'immagine in alto a sinistra, la crocifissione sulla vostra destra, che è questa, che la vedete anche in basso a destra, è quella, diciamo, che rappresenta Cristo prima di morire. E l'altra rappresenta Cristo subito dopo la morte. Vi ricordo che, come abbiamo già detto nell'altra lezione, c'è stato un viraggio molto importante del carbonato di piombo, cioè della biacca, per cui vediamo queste immagini quasi in negativo. E questo, diciamo, in qualche modo ci impedisce una lettura chiara, però non ci impedisce completamente, come vedremo, di capire l'impostazione, che è un'impostazione assolutamente innovativa, monumentale di queste figure. Affrontiamo la prima scena, che in realtà sarebbe quella, la seconda scena, la scena in cui Cristo è morto. Vedete che c'è Quinto Cassio Longino con la lancia che sta per ferire il costato del Cristo, l'ha già ferita per vedere se Cristo è morto davvero. Dall'altra parte abbiamo il centurione romano che ha una canna con in cima la spugna imbevuta nell'aceto e dà da bere al Cristo. Sapete, anche qui si mettono insieme alcune scene, no? Subito prima della morte Cristo dice che ha sete, gli viene data da bere l'aceto per dispetto e Cristo dice tutto è compiuto e muore. A quel punto Longino farà una ferita nel costato del Cristo per capire se Cristo è morto e vedete la scena sull'estrema sinistra con la Vergine che sviene. Scena della Vergine che sviene che noi abbiamo già trovato, anche se scolpita e non dipinta, nei vari pannelli dei pulpiti dei due Pisano, di Nicola Pisano e di Giovanni Pisano, sia a Pisa che a Siena, che a Pistoia, che poi ancora a Pisa. Quindi c'è sempre questa scena della Vergine che si accascia, diciamo, tra le braccia di San Giovanni Evangelista. La scena precedente, che è questa, ha subito un viraggio più forte. In questo caso vedete proprio che la biacca è diventata nera, per cui questo sembra davvero un negativo. Sembra talmente tanto un negativo che se voi guardate il negativo vero e proprio dell'immagine, che è questo, vedete che i dettagli si vedono meglio, cioè i dettagli che nell'altra immagine sono in nero, qui sono in bianco, e quindi si riesce per esempio a leggere il volto dei personaggi, però chiaramente con questa colorazione blu che è piuttosto fastidiosa. Ma torniamo alla scena originale, una scena molto complessa. Una scena che è molto composta perché è inserita in una griglia, diciamo, molto ponderata. Vedete che è una composizione chiastica, è molto evidente che è strutturata su una X. Ma quello che è interessante sono anche le figure che vengono rappresentate. In questo caso vedete che ci sono San Giovanni Evangelista e la Vergine che si tengono per mano, secondo le parole, del Cristo che aveva affidato proprio a San Giovanni Evangelista, la madre, per cui San Giovanni Evangelista fa coraggio alla madre. Prima che il figlio venga crocifisso, venga ucciso, prima della fine, diciamo, ci sono le due figure interessanti della Maddalena e di Giuseppe d'Arimatea che si slanciano verso il Cristo, in qualche modo formano appunto una X. Giuseppe d'Arimatea era uno dei due membri del Sinedrio che poi avevano richiesto di poter ottenere il corpo di Cristo e che provvedono alla deposizione e all'inumazione del Cristo. L'altro si chiamava Nicodemo, l'abbiamo già trovato quando abbiamo parlato di Benedetto Antela, mi se ricordate, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo. Vediamo poi sia a destra che a sinistra, ora che ho preso l'immagine sulla destra, l'immagine degli angeli che si tengono la testa in un gesto di disperazione, che è curioso se ci pensate, perché gli angeli disperati sono un'immagine, gli angeli sono qualcosa, un'entità superiore, ma in questo caso, così come Cristo aveva invocato
pietà e aveva chiesto al padre perché mi hai abbandonato, e quindi mostrando un gesto di grandissima umanità, così vengono umanizzati anche gli angeli, angeli che si tengono le mani sulla testa per la disperazione e che appunto corrispondono a questo desiderio di realismo, di grande naturalezza delle figure di Cimabue, naturalezza che ovviamente non si trova in ogni forma, diciamo, realizzata da Cimabue. Per esempio il crocifisso, come vedete, evidentemente è molto più grande il corpo di Cristo rispetto a tutti gli altri corpi. Perché questo? Perché in ossequio alla tradizione medievale la figura più importante deve essere quella più grande, ovviamente. Ma nonostante questi accorgimenti, questi legami con la tradizione precedente, si vede però una certa volontà di naturalità. Come avevamo visto il gesto, no, dei dolenti che si tengono la mano sulla guancia nella prima crocifissione, che è quella più attardata, anche più vicina, diciamo, ai modelli bizantini, in questo caso vediamo addirittura gli angeli che si mettono la mano nella testa, come dire, oh mio Dio, e che sono appunto immagini assolutamente moderne, perché assolutamente umane. Per quello che riguarda la strutturazione, la composizione complessiva dell'immagine, è evidente che è strutturata per un chiasmo, secondo un chiasmo, divisa in questa X, e vi potete divertire a trovare tantissimi elementi ascendenti e elementi discendenti. Ora, io ve ne ho segnati alcuni, ma potreste lavorare su questi ascendenti e discendenti e trovarne quanti ne volete. Perché si fa questo? L'abbiamo già visto, l'avrete visto sicuramente nell'arte greca. L'anno scorso noi l'abbiamo visto nell'arte romana all'inizio di quest'anno. La composizione chiastica, la ponderazione, cioè acquistare da una parte ciò che si perde dall'altra, la corrispondenza, diciamo, dell'andamento delle linee, crea una figura più compatta, una struttura più che una figura più compatta, più coesa, che distoglie meno l'attenzione dell'osservatore. Quindi una figura, un'immagine molto, molto strutturata, molto classica da questo punto di vista. Infine, vi faccio notare una caratteristica che abbiamo già visto studiando le crocifissioni, ossia la figura, c'era anche nell'altra crocifissione di Cimabue, la figura di San Francesco inginocchiata ai piedi della croce, che noi abbiamo trovato nel suppedaneo, nella tabella suppedanea delle crocifissioni dipinte, quindi dei crocifissi lignei, e che troveremo ancora nei vari crocifissi lignei, troverete nei vari crocifissi lignei che affronterete nel corso della storia dell'arte o magari andando a visitare qualche chiesa, dove normalmente si trova appunto la figura di San Francesco, se è una chiesa francescana che adora i piedi del Cristo, quindi adora in qualche modo il Cristo, la crocifissione, o altrimenti si trovano le figure dei committenti, se si tratta appunto di committenze private. Quindi in questo caso San Francesco inginocchiato sotto la croce, si sta parlando della chiesa madre dell'ordine francescano, la basilica appunto di San Francesco, in questo caso la basilica superiore, ma sapete che si tratta di una basilica doppia. Ecco, allora tutta una serie di elementi di grande equilibrio, in questo caso formale, e di ricerca di tridimensionalità, di gestualità che siano il più possibile naturali, il più possibile vere, tutte all'interno però di un contesto e di un linguaggio che è ancora bizantino. Vedremo nella prossima lezione le ultime opere, quelle forse più significative di Cimabue, dove Cimabue sforza questo linguaggio, questa lingua gotica, questa lingua bizantina, questa lingua greca, la sforza in maniera evidente avvicinandosi al goticismo proprio nella volontà di rappresentazione quotidiana. Ripeto, le figure che soffrono, Nicodemo che si sta girando con la mano sul mento, gli angeli che si tengono la testa, la Maddalena che si sbraccia verso il Cristo, tutte immagini che non avremmo trovato nelle figure bizantine che sono ferme, molto ieratiche, molto composte, no? Quindi c'è già una volontà di superare il bizantinismo delle figure, però utilizzando ancora delle forme di ascendenza bizantina. Vedremo come questo naturalismo trova una sua dimensione, si sviluppa in maniera maggiore nelle opere della maturità, senza riuscire però a cambiare questo linguaggio, linguaggio che verrà appunto cambiato dall'intervento di Giotto, che sarà appunto allievo di Cimabue, che grazie a Cimabue si recherà ad Assisi, vedrà le opere di Cimabue, ma vedrà anche le opere degli artisti romani che saranno fondamentali per lui, perché anche a Roma appunto c'era questa forte ascendenza per il realismo, questa volontà naturalistica che poi sarà compiuta completamente appunto nella rivoluzione giottesca, della quale parleremo subito dopo Cimabue. Quindi la prossima volta ci occuperemo delle opere mature di Cimabue e poi finalmente passeremo alla figura centrale di questo anno scolastico, la figura centrale di tutta la storia dell'arte, che è quella di
Giotto. Arrivederci.